Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Apriamo con la cronaca, una serie di furti avvenuti all'interno di imbarcazioni ormeggiate alla Darsena Borghese. Siamo al porto di Fano. Di qui l'appello della Lega Navale ai proprietari di fare qualche passeggiata a sorprese, quindi di aumentare la vigilanza privata. E poi l'appello lanciato al comune di Fano di installare videocamere di sorveglianza. Vediamo. Non è la prima volta che i ladri prendono di mira le piccole imbarcazioni ormeggiate alla Darsena Borghese a Fano, ma in queste settimane i furti sono stati messi a segno più volte e in diversi momenti della giornata. Per questo la Lega Navale Italiana, sezione di Fano, ha lanciato un appello ai naviganti, fare le passeggiate a sorpresa in orari diversi, di giorno e di notte. Si tratta che hanno rubato ai soci benzina, serbatoi con benzina, batterie nuove e materiale di sicurezza, sarebbero i razzi per la richiesta di soccorso e queste cose qui, e i soci si sono molto arrabbiati. In precedenza ci hanno rubato i comandi delle barche monoleva che costano circa 600-700 euro, poi bisogna tirar giù la barca. E anche i motori. I ladri non hanno risparmiato neanche la Lega Navale, infatti all'associazione è stato rubato un fuoribordo appena acquistato che avrebbero utilizzato per dare assistenza ai soci, un danno da 6.500 euro. No, anche perché questo materiale nessuno lo vuole prendere in considerazione, ma va a finire tutto o dall'altra parte che li usano in modo non molto legale, oppure sono quelli che servono ai clandestini per i gommoni. Infatti se guarda sono tutti motori da 40 cavalli. La Lega Navale a Sporto denuncia anche per i proprietari che hanno subito furti e danni. Ora però tornano a chiedere l'installazione di telecamere di videosorveglianza per individuare e sanzionare chi si comporta in modo scorretto. In autonomia hanno chiesto dei preventivi, ma si parla di circa 40.000 euro, una cifra impossibile da sostenere per un'associazione locale. Hanno chiesto una cifra non indifferente e quindi forse con una videosorveglianza prendiamo la soddisfazione di vedere la foto di chi ha rubato, perché poi non gli fanno niente, qui non fanno niente a nessuno, qui fanno quello che vogliono, rompono la roba sporca, cioè, sono i soci che passano, c'è chi pulisce, c'è chi porta via, però non succede mai niente, diciamo. Un'altra cosa che manca è l'illuminazione pubblica. Sì, anche l'illuminazione è molto scarsa, hanno messo c'erano qualche proiettore, però mancano le lampadine, quindi sono rotti da molto tempo, e poi anche la vegetazione li copre e quindi non, di notte qui è molto buio. Dall'altra parte non c'è proprio, e anche lì avevamo fatto delle proposte a nostre spese, però ci siamo fermati con la burocrazia perché non si sa chi deve comprare, non si sa chi deve installare, non si sa. Cioè, noi avremmo pagato fino a un certo budget, cioè, però anche lì siamo fermi. Adesso c'è la proposta che qui c'è una ristrutturazione, credo di aver capito, su Fano TV ho sentito la notizia, di 400.000 euro, seguita dall'architetto Bursi, che tra l'altro è anche un nostro socio, e speriamo che le cose migliorino in seguito, però non sappiamo quando, perché qui sono i tempi biblici che non so se li vedremo. Due incidenti mortali sul lavoro oggi si sono verificati nella nostra regione. Il primo a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, dove questa mattina un uomo ha perso la vita nel cantiere del bypass ferroviario. La vittima è un 59enne originario di Palermo che stava movimentando una gru cingolata quando questa si è inclinata, schiacciandolo fatalmente all'altezza del tronco. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è probabile che l'uomo abbia provato a divincolarsi mentre la gru perdeva stabilità
restando schiacciato tra il mezzo, che si è poi rovesciato in avanti, e il terreno. Sul posto il personale dell'ASUR Mare Marche Area Vasta 2, i Vigili del Fuoco, il 118. L'area è stata sequestrata per accertare eventuali responsabilità di terzi, mentre la salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il secondo incidente, invece, mortale, è avvenuto a Caprazzino di Sasso Corvaro. Siamo in provincia di Pesaro Urbino, nell'azienda Montefeltro Foraggi. Un uomo di 52 anni è stato agganciato e trascinato sotto le ruote di una ruspa condotta da un altro addetto che non si è accorto della sua presenza. L'operaio residente a Belforte all'Isauro è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto gli ufficiali della polizia giudiziaria dell'ASUR Area Vasta 1, coadiuvati dai carabinieri di Sasso Corvaro e dai vigili del fuoco. Sotto shock il collega che conduceva il mezzo ha raccontato di non aver visto l'altro operaio che era di spalle quando è stato travolto. Si chiama Casa della Salute, la nuova struttura sanitaria dell'Area Vasta 1, intitolata a Giorgio Scrofani, un operatore del POTES recentemente scomparso. Evviva! Taglio del nastro per la nuova Casa della Salute in località Calcinelli di Colli al Metauro. La struttura è stata possibile realizzarla in collaborazione con l'Area Vasta 1, che ospiterà i servizi territoriali rivolti ai cittadini, quali cure primarie attraverso la presenza di medici di medicina generale, servizi consultoriali e screening, servizi rivolti a minori e adulti, punto prelievi, medicina fisica riabilitativa di logopedia e infine postazioni territoriali dell'emergenza sanitaria POTES. Abbiamo la certezza di una miglior funzionalità per gli operatori che vi operano all'interno, una miglior funzionalità per il cittadino che vi deve accedere, ma soprattutto la certezza per il territorio di Colli al Metauro, ma non solo di Colli al Metauro, di avere indubbiamente anche in futuro dei servizi qui a portata di mano e presenti sul territorio. Il progetto della nuova struttura vede anche il sostegno della Regione Marche. È un investimento atteso, uno dei tanti investimenti che sono stati fatti in questi anni in tutto il territorio della Vasta 1, e con delle coincidenze particolari, il fatto di arrivare, diciamo, in questa fase di emergenza post-Covid che ha permesso di scoprire il valore della medicina di territorio e non solo gli ospedali come punto di riferimento della salute. La struttura sanitaria è stata intitolata a Giorgio Scrofani, recentemente scomparso, un operatore POTES di grande professionalità, ricordato così dai suoi colleghi. E all'entusiasmo che avevi nell'aiutare gli altri. Oggi sei con noi e resterai sempre il nostro indimenticabile collega, i tuoi colleghi. L'intitolazione alla struttura Giorgio è stata affissa all'ingresso con una targhetta dedicata. Giorgio ci teneva tantissimo alla salute delle persone, non per questo aveva scelto di fare questo lavoro, era sempre quello che lui aveva voluto fare, lo ha fatto sempre con grande passione, con grande dedizione, e c'è una frase che raccoglie un pochino tutta l'essenza che era quella di mio marito, di Giorgio, ed è questa frase qui. Lui scriveva: renditi utile. Quando vedi una persona senza un sorriso, donagli il tuo. La vita è un eco. Quello che invii, prima o poi torna indietro. Quello che semini, raccogli. E quello che dai, ottieni. Quello che vedi negli altri, esiste in te. Questa è l'essenza di Giorgio Scrofani. Ancora nuovi casi di contagi da coronavirus nelle Marche. Nelle ultime 24 ore ne sono stati riscontrati 6 su un totale di quasi 1.100 tamponi, di cui più di 600 nuove diagnosi e 500 del percorso guariti. Lo fa sapere il GORES. 3 sono stati rilevati in provincia di Ancona, 1 in provincia di Pesaro Urbino e 1 in quella di Fermo. Infine l'ultimo contagio è stato registrato in provincia di Ascoli Piceno. Si tratta di 3 rientri dall'estero, 2 casi sintomatici e 1 di accesso al pronto soccorso. Rimane stabile il numero dei ricoverati nei reparti non intensivi, in tutto 15 persone, mentre calano i contagiati che si trovano in isolamento domiciliare, che ad oggi sono 122. Individuato il progetto di collegamento della nuova strada che collega Fano con Pesaro. L'annuncio, un po' sorpresa, lo ha fatto oggi il vice sindaco del comune di Fano, Cristian Fanesi.
Abbiamo ottenuto dalla Regione Marche 20 milioni di euro per migliorare la viabilità verso Pesaro e abbiamo studiato tutti gli itinerari possibili. Ne abbiamo studiati in particolare 4. Due passano in affiancamento alla 14 in direzione Trebbiantico da Fenile. Un altro passa per Rocco Sambaccio e scende verso il fosso Seiore in direzione Pesaro e prende, come dire, la strada provinciale Ardizio verso Pesaro. E il quarto è quello storico della strada interquartieri, il proseguimento della strada interquartieri. E con i soldi a disposizione abbiamo pensato di risolvere il problema del collegamento Fano-Pesaro, diciamo tra le due zone industriali, riprendendo il tema del casello di Fenile, Fano Nord, che insieme a quello di Pesaro Santa Veneranda rappresenta una possibile alternativa molto efficace di collegamento veloce tra le due città. Questo è possibile anche perché il governo in questi anni, dopo aver parlato tante volte di revoca delle concessioni alla società Autostrade per l'Italia, poi ha deciso di mantenere queste concessioni, quindi vale anche la convenzione firmata anni fa col Comune di Fano che impegna appunto la società Autostrade a realizzare un casello in quella zona per migliorare la viabilità verso Pesaro e viceversa. E abbiamo anche pensato di proseguire la strada interquartieri, una cosa storica, penso importantissima, attesa da tanto tempo, in maniera tale che possa rappresentare un collegamento tra la statale 16 e appunto la strada interquartieri. È un percorso che ha dei vantaggi, permette di fare un nuovo ponte sul torrente Arzilla e quindi ottenere un bypass anche per la statale, e permette di liberare dal traffico anche quella parte, quel viale Primo Maggio, viale Buozzi, quelle arterie che in questo momento sono fortemente intasate, che potrebbero essere dotate di marciapiedi, quindi potrebbero avere anche un'altra finalità, insomma. Quindi è per questo che abbiamo scelto questa soluzione e la proporremo al Consiglio Comunale che prossimamente si riunirà e su questo poi baserà insomma le sue valutazioni e la sua votazione. E adesso torniamo a parlare invece di elezioni regionali, perché dopo la visita del ministro Bellanova ieri sera, Federico Talea ha presentato la sua candidatura per il secondo mandato in regione. Il consigliere di Italia Viva ha anche annunciato l'arrivo in città di Matteo Renzi, arrivo previsto per venerdì sera in Sassonia a Fano. Detiene il record di leggi approvate nell'ultimo quinquennio in regione il consigliere d'Italia Viva Federico Talè, che ieri ha presentato la candidatura per il suo secondo mandato. In attesa di tornare alle urne il 20 e 21 settembre, Talè ha colto l'occasione per incontrare la cittadinanza, la tenso struttura di Sassonia Fano e per fare un bilancio del lavoro svolto. Tra le tante soddisfazioni personali rientrano le 28 leggi di cui è primo firmatario. Votate l'unanimità, di questo ne vado orgoglioso, la maggior parte, perché vuol dire che sono temi che non sono né di destra né di sinistra, come dico sempre io. Quando un provvedimento serve, serve. E quando una legge studiata da te e portata in consiglio viene votata sia dalla tua parte politica che dall'altra, è una grande soddisfazione. Tra queste, la legge che ha portato alla convenzione con la Camera iperbarica di Fano, quella che agevola l'accesso ai disabili sulle spiagge e sui parchi, così come la legge sulle malattie rare, grazie alla quale le famiglie possono ricevere un contributo mensile di 1.000 euro. Poi un altro provvedimento ancora che ha permesso di dotare di figure professionali centri che si occupano dei disturbi del comportamento alimentare come l'anoressia e la bulimia, malattia, precisato Talè, che costituiscono la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali. La politica, le istituzioni molte volte servono alle persone più svantaggiate e noi che siamo tra virgolette più fortunati dobbiamo sicuramente pensare di più a loro. Talè, che si è concentrato in particolare sui servizi
servizi sociali assicura un impegno futuro non solo per questo settore ma anche per i comparti dell'agricoltura e del turismo. Come in qualsiasi altro lavoro ci vogliono le competenze, anche per far politica ci vogliono le competenze, e penso che in tutti questi anni non è vero che bisogna votare chi non fa politica da tanto tempo, perché anche questo è un luogo comune, no? Ah, ci ha stancato, è troppo tempo che fa politica. No, non è così. Bisogna vedere che tipo di politica ha portato avanti fino adesso, perché uno che fa politica da tanti anni ma che comunque è apprezzato dalle persone perché è vicino alle persone, e penso che debba continuare a far politica. All'incontro al quale hanno partecipato il candidato governatore del centrosinistra Maurizio Mangialardi e il sindaco di Fano Seri doveva presenziare anche il ministro Teresa Bellanova, ma dopo la sua visita a Fano avvenuta in mattinata il ministro è dovuto tornare a Roma per una riunione urgente in vista del Consiglio dei Ministri per il decreto agosto. Tale però ha annunciato l'arrivo in città di un altro personaggio di spicco. Mi ha chiamato Matteo Renzi dicendomi: venerdì sera alle 21 sono da te, decidi dove. Saremo qui al tendone della Sassonia con Matteo Renzi venerdì sera alle ore 21. E domani invece Matteo Salvini torna nelle Marche per annunciare i candidati del partito alle prossime elezioni regionali. Lo fa sapere il commissario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, il quale precisa che l'appuntamento con il leader del Carroccio è previsto per le 18:15 in piazza Mazzini a Macerata. È stata annullata la misura a sostegno degli stabilimenti balneari che hanno subito danni nel 2019 a causa del maltempo, lo fa sapere in una nota il direttore generale di Confcommercio di Pesaro e Urbino, Amerigo Varotti, che ora chiede alla Regione Marche e all'assessore Pieroni quali siano i motivi che hanno portato ad adottare questa decisione. Era stata annunciata l'uscita di un bando regionale, ricorda Varotti, che prevedeva un contributo a fondo perduto del 50% sulle spese effettuate per i lavori e per l'acquisto di attrezzature. Oggi, prosegue il direttore, ci giunge notizia che la misura è stata annullata e che quindi agli operatori del settore non sarà riconosciuto quel ristoro tanto atteso. Enrico Ruggeri sarà il direttore artistico di una serie di eventi in programma a Marotta di Mondolfo. Il cantautore, che ha sempre avuto un forte legame con la città, ha accettato l'incarico durante la presentazione di un nuovo comitato, il comitato che si chiama Ospitalità e Turismo. Il mare d'inverno. Progetti, un testimonial d'eccezione e un mare che fa sognare d'inverno ed estate. Marotta è pronta a ritagliarsi un ruolo sempre più da protagonista e lo farà con un nuovo direttore artistico di una serie di eventi locali, Enrico Ruggeri. Mare, mare. L'annuncio è stato dato questa mattina nella sede della Croce Rossa durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo OTMM, ovvero Ospitalità e Turismo Marotta e Mondolfo, che unisce ben 19 strutture ricettive del territorio. Il comitato ha consegnato un riconoscimento al cantautore presente per l'occasione per l'importante opera di promozione della città. Ma Ruggeri ha accettato una sfida importante, la direzione artistica, tra l'altro lei ha un forte legame ormai dall'adolescenza con Marotta e Mondolfo. Sì, ho un forte legame affettivo perché è il posto del mio approccio alla vita, le prime vacanze, le prime fidanzatine, i primi amici che sono ancora quelli di oggi, per cui un posto importante. Poi un posto del quale ci si innamora. Io non ho mai conosciuto nessuno che dicesse: sono venuto a Marotta una volta e non mi sono trovato bene e non sono più tornato. Purtroppo ogni tanto conosco qualcuno che mi dice: Marotta, ah sì, te ne sento, ne parli sempre, e Nicola Savino fa la tua imitazione citando Marotta, ma dov'è Marotta? Ecco, ogni volta che qualcuno mi dice così, per me quella è una piccola sconfitta alla quale porre rimedio. E per cui io ho semplicemente raccolto l'invito di alcuni amici che mi hanno detto di mettere la mia esperienza a vantaggio di Marotta. E io posso farlo organizzando delle cose, aiutando, dando consulenze, raccontando qualcosa sulla musica, perché poi insomma il mio settore è la musica, sicuramente renderemo Marotta insomma una città un po' più vicina alla grande musica. Immagino
si hanno chiamato me al rock, alla musica d'autore, a cose di questo genere. Prendendo un po' le sue parole, ha detto che si pare dovrebbe alzarsi un po' prima e sì, chiudersi certo, un po' un altro tardi. Problema di Marotta, te lo dice uno che ha scritto Il mare d'inverno, qui che ha anche tratto vantaggio dal fatto che Marotta d'inverno sia, come dire, sparisca un po' tutto, tutta la gente, però adesso Il mare d'inverno l'ho scritta. Adesso pensiamo a rendere Marotta un posto nel quale magari si comincia ad arrivare a marzo e si va via a ottobre. Soddisfatto il comitato che ha ringraziato l'artista, diventato 5 anni fa cittadino onorario del comune di Mondolfo. L'associazione che riunisce hotel, alberghi e bed and breakfast si impegnerà anche sul fronte delle prenotazioni mediante un sistema denominato HSM che permetterà di smistare le prenotazioni dei turisti. Se ad esempio un albergatore non ha stanze disponibili, condividerà la richiesta con i colleghi che a loro volta inseriranno i preventivi sul database. In questo modo, ha spiegato il presidente Guerrero, riusciremo ad accogliere tutti, collaborare insieme e uniti sarà un successo. Gli obiettivi sono semplici: destagionalizzazione, promozione del territorio e l'unione. L'unione non solo tra di noi, ma l'unione anche con tutte le altre attività sociali, le associazioni e l'amministrazione. Di persone che si uniscono con un ospite d'eccezione. Sì, un ospite d'eccezione che è Enrico Ruggeri, che oggi verrà premiato, daremo una targa. Come dicevo, uno degli obiettivi primari è la promozione. Enrico è da anni che anche quest'anno ci ha fatto un video come lacrime nella pioggia, va in tutte le televisioni, tutte le radio, continua a promuovere Marotta, quindi era doveroso dare questo premio a Enrico. E ha colto l'occasione per fare una richiesta ben precisa all'artista. Sì, sì, ho approfittato, diciamo, del legame per avevamo questo sogno un po' tutti di Enrico Ruggeri, direttore artistico di Marotta, è fatta, ha detto sì, quindi sì, 2021 Enrico Ruggeri direttore artistico. E restando in tema di eventi, purtroppo è arrivata la brutta notizia che domenica prossima non ci sarà lo spettacolo delle frecce tricolori sui cieli di Fano. Una scelta sofferta ma necessaria, spiega l'amministrazione comunale in accordo con l'Aeroclub. Il comitato organizzatore e la città attendevano l'evento da 10 anni, ma sarebbe stato impossibile evitare un grande assembramento di persone che è la naturale cornice per una esibizione della pattuglia acrobatica nazionale. Non solo l'iniziativa a Fano, ma tutto il programma PAN 2020, sempre a causa del Covid, è stato rinviato. Inaugurata la nuova pista ciclopedonale che collega Piano Marina a Marotta Centro. Il nuovo impianto, lungo quasi 1 chilometro, ha anche una valenza storica. Taglio del nastro a Piano Marina, dove l'amministrazione comunale ha inaugurato la pista ciclopedonale che collega il quartiere al confine con Senigallia al centro di Marotta. La cerimonia è iniziata con la benedizione del parroco Don Egidio, che ha di fatto ufficializzato l'impianto. Il sindaco Nicola Barbieri, accompagnato da assessori e consiglieri, ha fatto da apripista per un primo giro inaugurale. Una inaugurazione importante proprio qui nel quartiere di Piano Marina, un collegamento che permette a tutti i cittadini di Piano Marina di raggiungere in sicurezza Marotta Centro. Poi in futuro ci saranno anche altri collegamenti laterali che permettono a questo percorso di raggiungere via Primo Maggio e via 25 Aprile e poi via Berlinguer, quindi all'altezza del sottopasso Togliatti. Vogliamo realizzare una serie di reti ciclabili che possano collegare l'intero territorio comunale, e questo è un altro tassello che portiamo a compimento. Quanto ci è voluto per ricostruire questa ciclabile? Ma è stata dura, perché abbiamo dovuto fare gli espropri con i privati, abbiamo dovuto insomma portare avanti una trattativa con il gruppo Sodico, ed è un'opera importante che migliora sicuramente la viabilità e la mobilità sostenibile all'interno del territorio comunale e migliora la qualità della vita dei residenti. Il
progetto realizzato prevede un tratto di circa un chilometro che collega Via della Luna a Via l'Europa, passando per Via del Sole. È un percorso voluto da anni, chiesto da anni da tutti i cittadini, quindi siamo molto contenti di essere riusciti ad arrivare a questo risultato. È un percorso ciclo pedonale, strutturato quindi ad un'unica corsia, doppia corsia di marcia per le biciclette, una corsia per i pedoni, è colorata di rosso. Inoltre è tutta dotata di una illuminazione LED di ultima generazione che consente quindi un passaggio sicuro e ben illuminato anche di notte. La pista è anche dotata di paline informative con l'intento di unire anche l'aspetto culturale, ricordando l'aeroporto che durante la Seconda Guerra Mondiale sorgeva proprio in quell'area. Infatti sarà possibile ripercorrere la storia grazie a pannelli fotografici permanenti che sono stati installati lungo il percorso. Il progetto dimostra l'impegno della Giunta Barbieri per lo sviluppo della mobilità sostenibile, tant'è che l'amministrazione ha ottenuto dalla FIAB la bandiera gialla con le due bike smile con cui vengono insigniti i comuni ciclabili, tenendo conto dei parametri come infrastrutture urbane, cicloturismo, governance e comunicazione e promozione. E per il terzo anno consecutivo la FIAB, che è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, riconosce Pesaro come comune ciclabile con il massimo del punteggio, 5 smile. È un piacere ricevere riconoscimenti che confermano Pesaro come città della bicicletta, commenta l'assessore alla sostenibilità Eidi Morotti, presente alla consegna del riconoscimento avvenuta questa mattina in comune. È un attestato che vede Pesaro al massimo livello da diversi anni, ha spiegato Enrico Tosi, coordinatore regionale FIAB, bello vedere come altri comuni della provincia stiano crescendo in questo senso. E con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata, l'appuntamento con l'informazione per domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.